Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo aver visto difensori centrali, terzini centrocampisti, oggi nel percorso delle top ruolo per ruolo arriviamo finalmente agli attaccanti. Il reparto dove è successo semplicemente il delirio più totale a seguito dell'aggiornamento. Perché? Perché su TikTok, perché i sapientoni del mestiere vanno detto che improvvisamente i Lengti erano stati nerfati. Nulla di più sbagliato, come vi ho detto, semplicemente adesso i giocatori, anche con controlled explosive che hanno un parametro di velocità alto, corrono, così come continuano a correre anche i Lengti, non è successo assolutamente niente. Quindi, nelle prime punte, adesso si trovano un sacco di giocatori top a prezzo di saldo e che troverete ovviamente in questo video, anche se comunque anche in questo caso il ventaglio dei top assoluti è sempre abbastanza ristretto, perché è vero che ci sono tanti giocatori utilizzabili, ma per me i must have sono veramente pochi. Ma detto questo, entriamo subito nel dettaglio del video. E se parliamo di giocatori indispensabili, chiaramente non posso che partire con Kylian Mbappé dopo l'aggiornamento. E perdonatemi se lì vedete primo proprietario non scambiabile, ma quest'anno sono abbastanza fortunello e lo sapete. Beh, lui fortissimo, perché questo 97 di velocità, finalmente basta i meme di ombra, basta cacciatore, basta stili d'intesa che non servivano a nulla. Si sente tutto, ma si sente tutto perché sto Mbappé con controllo ed adesso mette praticamente il turbo. Quel 97 di accelerazione vale 97, quel 97 di velocità scatto vale 97, Mbappé è letteralmente imprendibile. Se lo riuscite a far partire, arrivederci. Avete visto pure quella clip nel video delle tattiche post-patch, dove con Mbappé sono partito dalla mia difesa, mi sono fatto tutto il campo perché l'avversario ha difeso pure male, e arrivederci e grazie, perché se difendono malino non li prendi più questi giocatori qua adesso che corrono. Quindi Kylian, quando mi dite ho 7-800k, chi cavolo compra un attacco, io vi dico statevi fermi con le mani, perché con 200k, che non sono un'infinità, ma vi basta una Weekend League, vi basta una Rivals, o comunque due settimane di Weekend League e di Rivals, storto morto, i soldi che vi mancano se siete a 7-800 per prendere Mbappé li fate, e Mbappé è un giocatore che vi portate dietro fino alla fine dei tempi. Quindi lui, per me, al momento è il non plus ultra, il top assoluto. E a fargli compagnia, sempre per il discorso che adesso anche lui che è controlled corre e corre di più, corre per 91 di accelerazione, 89 di velocità scatto, è Davide Ginola. Che poi, ovviamente, non ve lo devo presentare io, è un 5-5, quindi ha sia le skill che il piede debole al top, e ovviamente sapete quanto questo è importante su un gioco come FIFA 23. Finalizzazione della Madonna, agilità che rispetto all'anno scorso secondo me è anche leggermente migliore. Poi lui costruito il laboratorio, perché l'anno scorso aveva il piede preferito il sinistro, quest'anno che i sinistri fanno le skill al contrario, quindi l'elastico lo fanno come il reverse, il reverse come l'elastico, chiaramente perché hanno l'altro piede, l'hanno fatto destro perché così non vi dovete intrippare il cervello. Quindi vi dicevo, forza 85 che un po' lo appesantisce, però onestamente lui adesso in coppia con Mbappé sono i due che secondo me sono veramente indispensabili. Quando arrivate a determinati crediti sono quelli da puntare. Ma se invece vogliamo andare un po' più bassi di budget, hanno fatto uscire il supereroe finale, quello che probabilmente quando la vostra fidanzata è in pericolo con un ladro che le vuole rubare la borsetta, arriva lui, Saed Al-Owairan, direttamente dall'Arabia Saudita. Questa carta qua è senza senso, ha rotto completamente il gioco. Io penso che da quando è uscita in divisione Elite o in Weekend League non ho giocato una partita senza questo maledetto Al-Owairan. 4-4, quindi onesto, non eccelle ma onesto, 1,84 m, e questo ha 98 di accelerazione e 99 di velocità scatto. Unitamente al suo body type vuol dire che è una gazzella che corre libero lì sulle praterie, e soprattutto dopo i doppi passi questo qua gli dovete fare solo ciao ciao con la manina perché non lo vedete più. Poi nonostante quell'82 di potenza tiro, se fate i timed tira delle cascate che non hanno proprio senso. 89 di finalizzazione davanti la porta, si sente perché finalizza molto bene, ha dei buoni passaggi, è anche un demonio palla al piede, perché quel 91 di agilità, quel 90 di controllo palla lo fanno muovere benissimo. 74 di forza, quindi rispetto allo squilibrio che c'ha con l'agilità, anche qua parliamo di un giocatore che chiaramente non è lengthy, no? Siamo tutti quanti d'accordo. Ma appunto sfrutta quelli che sono i suoi parametri e va sicuro che questo qua vi svolta la squadra se ve lo riuscite a portare a casa. Altro giocatore che, eh no, è diventato scarso, vendiamolo da 1,5 milioni.
grazie Sapientoni è passata a 860.000 ed è regalato ed è un fenomeno tuttora, e Cristiano Ronaldo rule breaker. Chiaramente sempre con Architetto, perché per sfruttare l'upgrade gli andiamo a sfruttare sempre la corsa prolungata. 5 squill, 4 piede debole, ne abbiamo già parlato di sto Ronaldo. È anche più agile rispetto alla versione base, che comunque straconsiglio, addirittura quello sta al cap minimo. Cosa abbiamo fatto, community di FIFA? Abbiamo fatto andare Ronaldo al cap minimo. Non era mai successo, penso. Perché? Perché siamo scemi, siamo scemi. È troppo forte, tuttora. Chiaramente ha perso magari un po' nelle gerarchie, visto il rinnovamento di Mbappé, di Alvarez, di Ginola, eccetera. Ma questo è fortissimo, perché quando deve tirare, tira, sfonda le porte. Nonostante abbia, rispetto alla versione base, un downgrade di potenza tiro, finalizzazione, è qualcosa di incredibile e ve lo straconsiglio. Adesso inauguriamo un filotto di Icone barra Iros. E questo perché ce lo metto, il buon Eric Cantona? Non perché qualora si mettano male, vi fischino alle tribune, lui interviene a calcio teso. No, ma perché anche lui, è vero che l'ho trovato sempre primo proprietario non scambiabile dall'icona, ma giuro che non è per questo. Ma 5 skill, 4 piede debole, questo già nella versione mid era molto forte, ma molto forte. E adesso nella versione baby, che è controlled e non può prendere lengthy, con un bel calciatore, ma guardate che belle stats. Perché parte da 86 di accelerazione, 88 di velocità scatto. Questo corre sulla fascia col doppio passo, è imprendibile. Poi c'ha anche una discreta bombetta, perché potenza tiro 92. Pecca leggermente nella finalizzazione, che non è al top, ma non si muove manco male, perché c'ha le 5 skill, c'ha 87 di agilità. È vero che c'ha 89 di forza e quindi non è Speedy Gonzales, però non è manco un tronco d'abete. Quindi per un milioncino di crediti, questo per esempio può essere un'alternativa a chi? A Ginola. Infatti al momento, per prendere R9, perché mi sono regalato R9, viste le sculate, ho venduto Ginola e mi sono messo Cantona vicino a Mbappé R9, e lui fa il simil Ginola con 4 di debole e non con 5. Il filotto invece di cui vi parlavo, degli Iros, si inaugura con Sidney Govou, perché è un giocatore 4-4, e di questi Iros che ne sono usciti tanti, super veloci, ma questa velocità si sente, e adesso col fatto che questi qua linkano sempre al massimo, oltre che Govou è speciale perché dà pure intesa alla Ligue 1, il meta verrà dominato. Infatti poi più avanti ne parleremo anche di un altro, perché poi questo è velocissimo, potenza tiro 94, finalizzazione 89, agile, buon controllo palla, un discreto passaggio, è qualcosa di fenomenale, perché comunque non è che costa come costa un Mbappé, ne costa la metà. Così come un altro giocatore molto carino è Rudi Völler, 3 skill, 4 piede debole, quindi qua non è 4-4, ma con questo che ci dovete fare, dovete correre, perché 91 di velocità, va sicuro, si sente tutto, questo è un fulmine, è anche abbastanza agile, 87 di forza non lo appesantisce granché, stile di corsa controlled, un tiro della Madonna, perché ha potenza tiro 97 e finalizzazione 96, butta le porte a terra. Pecca un po' per quanto riguarda il discorso dei passaggi, ma qua se gli mettete un giocatore un po' più veloce ancora, nel senso che abbina sia velocità ma anche un po' più di fisicità, questo lo sfruttate alla grande, magari in un attacco a due, ma anche da punta singola. E a proposito di giocatori che costano relativamente, parlavo di questo Smolarek, perché è uscito a 480.000 cappato, non so se quando il video uscirà finalmente l'hanno scappato, ma questo tiene 94 di velocità, è una specie di Völler perché è 3-4, ma è un fulmine perché è anche molto più agile, infatti ha 92 e 86 di forza, però è 1,71 m, quindi il body type lo avvantaggia, 94 di finalizzazione, 87 di potenza tiro, ottimi anche in questo caso i passaggi, ottima anche in questo caso l'agilità, 99 di equilibrio, quasi arriva qualche difensore che gli vuole dare una spallata, so Smolarek con quel 99 di equilibrio non tentenna manco per sbaglio e magari il difensore inciampa e noi ce ne andiamo. Quindi anche lui molto 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 valido. Questi sono tutti giocatori che poi sono anche facilmente ibridabili, perché vedete, lui può fare la T e la S, lui la T, Stogovu può fare l'esterno destro, la TT, il COC, la T, quindi questi qui sono dei jolly incredibili che magari se non avete i soldi per portarvi a casa uno di questi, Mbappé, Ginola, eccetera, voi andate a prendere un Govou, un Iro di questi e vi assicuro che vi rendono comunque tantissimo. Quindi raga, per questo video è tutto, fatemi sapere al solito nei commenti quali di questi giocatori utilizzate, sono sicuro che tra Icon Baby e Iros avete trovato Govou, Völler eccetera, e quindi mi sapete dare conferma o meno del fatto che queste sono carte molto interessanti. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone al vostro Liberoschi, ciao!